Stasera si inaugura questa mostra d'arte contemporanea qui a Marcenise, denominata l'Accademia di Marcenise, e vi presenteremo le artiste, fotografe, scultrici e pittrici che sono intervenute in questa circostanza. Per adesso vi presentiamo Michela Cinque. Salve. E, ciao Michela. Ci dai qualche informazione sul tuo lavoro e ci spieghi cosa ti ha ispirato durante la foto? La realizzazione della foto? Allora, niente, diciamo che tutto il mio lavoro per ora artistico, fotografico, lo svolgo, il mio interesse principale sono le famiglie, lavorare con i nuclei familiari e cercare di indagare la natura, degli individui che compongono un nucleo familiare fino ad arrivare all'essenza che poi è stabilita nel sociale e che viene conosciuta da tutti quanti nel sociale. In quest'opera, per esempio, ho realizzato dei ritratti di membri singoli di una famiglia, e cercando prima di tutto di essere alli da tutte quelle cose che normalmente sono visibili a occhio nudo e che individuano la singolo membro della persona, e di rendere, diciamo, anche quasi un'immagine, come dire, androgena, quindi senza fattezze di nessun genere. E poi ho cercato in un secondo momento, per rendere l'essenza poi della famiglia, di assemblarli insieme e di creare un unico volto, quindi un unico elemento, un'unica vita sociale e anche fisiologica, diciamo, della persona. E diciamo che tutto questo è un'indagine che deve essere sempre ancora di più cercata e studiata nei minimi particolari, perché ovviamente è un lavoro lungo che si ha nelle famiglie, nella vita di tutti i giorni, e soprattutto mi interessava anche creare un'immagine che spiazzasse quella che è l'idea di famiglia normale. Allora passiamo all'artista, la pittrice, Rosalba Pagano, e ci spiegherà la sua opera e cosa l'ha ispirata. Prego. Buonasera. Allora, per questa mia opera che presento mi sono ispirata ad uno studio di Ernesto De Martino e Luigi Di Gianni, un regista filosofo, i quali hanno avuto modo di studiare e approfondire quelle che sono le tradizioni religiose e anche popolari dell'antica Lucania. Quindi il modo in cui venivano affrontati determinati argomenti come la morte. Quello che mi interessava di questo studio, del loro studio, era la figura della donna come colei che è in grado di cantare, di celebrare la morte, in qualche modo anche di esorcizzarla. E quindi l'opera, che in realtà può rappresentare un'estasi, ma in realtà non è solo quello, è un insieme di dolore e gioia, quindi quel momento in cui con la celebrazione del dolore si riesce anche a superarlo, e quindi è anche un inno al dolore, come è giusto che sia, affrontare questo sentimento invece di dimenticarlo, perché alcuni tendono a farlo, tendono a dimenticare il dolore perché può essere fastidioso, invece è anche giusto affrontarlo. Ci spieghi che tecnica hai usato per realizzare questo quadro? Sì, allora, la tecnica che ho utilizzato sono dei colori ad olio su tavola di legno. Inizialmente ho dato una base di linee base di matita, e poi sono andata direttamente con colori ad olio sulla tavola, stesi poi con un oletto da quasi un solvente, una cosa molto leggera che
si asciuga anche facilmente, quindi mi dava anche la possibilità di lavorare in modo veloce sull'opera senza aspettare i tempi dell'olio e dell'essiccazione dei colori ad olio. Adesso passeremo all'artista fotografa Maria del Monaco, che ci illustrerà la sua foto e la tecnica con la quale è stata realizzata. Prego Maria. Allora, con questa fotografia ho voluto qui rappresentare un momento della festa del crocifisso sita qui in Marcianise, la città che si ospita. Questa è una fotocomposizione in bianco e nero di un momento saliente, quindi proprio l'uscita del Santissimo Crocifisso dalla chiesa di San Michele Arcangelo, che è il Duomo di Marcianise. Qui in primo piano abbiamo il Vescovo nell'atto di benedire la folla nel momento dell'uscita del Crocifisso. La fotografia potrebbe essere senza tempo, l'unico tratto che la distingue qui nei tempi nostri, nei giorni nostri, è questo cellulare nell'atto della fotografia del Vescovo. Artista fotografa Maria Grazia Scrima, che ci illustrerà la sua foto denominata Charleston. Prego. Salve, buonasera. Parliamo di un'opera realizzata, insomma, uno scatto digitale, si chiama Charleston e la tematica riguarda un po' il caffè, anche quindi i toni del quadro, dell'immagine fotografata, però è ambientata nell'epoca in cui si diciamo c'era il Charleston anni 20 e in pratica è rappresentata una ragazza che beve una tazzina di caffè molto semplice, insomma, con questi capelli raccolti con un filo di perle che scende, e rappresenta tutta l'eleganza di quegli anni, lo scintillio degli abiti e quindi è un po' tutto quello che può parlare degli anni 20. Lo scatto è stato eseguito da me e dal mio collega Carlo D'Antuono, è uno scatto grande 70%, è stato scattato in sala posa con delle luci particolari. Allora, questa è un'intervista un po' particolare, visto che l'artista è fuori per impegni, però l'abbiamo portata qui comunque con una intervista telefonica. Vi spiegheremo un pochettino il quadro e ci sarà lei che darà illustrazione di quello che è la sua opera. L'artista si chiama Sara Zarrillo e ci presenterà Forme e Spazio. Prego Sara, sei in linea. Buonasera, sono Sara Zarrillo, come è stato preannunciato, la mia opera della serie Forme e Spazio tratta praticamente di lavori che sono inerenti alle superfici, allo spazio circostante, alle geometrie, quindi che sono anche attorno a noi, sia praticamente un lavoro che parte dallo studio dello spazio, inizialmente inteso come universo, e poi successivamente è stato sviluppato allo spazio circostante, ovvero i luoghi e le superfici della nostra quotidianità. Questa è un'opera appunto pensata per ridisegnare lo spazio, appunto sito in Marcianise, nel sottopasso di via Calabria, e un sottopasso appunto degradato, molto anche utilizzato dalla popolazione, però in una situazione comunque di disagio per la mancanza di sufficiente illuminazione, una ringhiera che comunque potrebbe essere rivisitata per essere usufruita dal cittadino anche con una valenza artistica, ed è questo lavoro che viene proprio gettato per ridisegnare quello spazio. Il lavoro che è lì presente è appunto un pannello di dimensioni, cioè è un prototipo per presentare come ridisegnare quel tipo di ringhiera, è fatta in maniera modulare, quindi quello è il pannello che poi andrebbe ripreso su tutta la ringhiera e è stato un lavoro poi pittorico da praticamente progettato praticamente per tutta la superficie del sottopasso, sia interna che esterna. Quindi tracciamo un po' tutto il viale del sottopasso. Tre momenti per rappresentare Realtà Effimera di Delia Fimiani. Prego, Delia. Sì.
Allora, questa è la realtà effimera creata da me, dal mio sguardo sul mio paese. Vivo in un paese che non è particolarmente ricco di storia o di antichità, come si può vedere in queste immagini. Però, proprio perché sono affascinata da questi luoghi, che sono un po' nascosti, sono andata insomma alla ricerca di queste realtà e ogni volta che le ho trovate mi sono lasciata incantare e quindi le ho intrappolate sulla carta fotografica. Molto spesso mi è capitato di passare nuovamente in questi posti e di non trovare più questi pezzi storici nelle varie stradine, nei vari vicoli. E al posto di queste realtà ho trovato palazzi nuovi, costruzioni, cemento, insegne luminose, insomma tutto ciò che rende poi un paese nuovo. Per questo poi alla fine ho deciso di intitolarla in questo modo, proprio perché è una realtà che c'è, però poi va a scomparire. E quindi è effimera. E anche la tecnica è una tecnica fotografica in analogico, stampata in bianco e nero, proprio perché alla fine risultava la migliore tecnica proprio che sposava questa mia idea. Questo è un caso particolare perché l'artista è fuori per impegni professionali e gli daremo voce tramite la curatrice della mostra, che ci presenterà, ci illustrerà il quadro così come descritto dall'artista stessa. Prego Valentina. Allora, l'opera è di Maria Cira Di Stasio, un'artista dell'Accademia di Belle Arti, laureata in scenografia, ma si è dedicata completamente alla pittura. L'opera si intitola Composizione. È stata realizzata con delle tecniche miste su tela e ogni colore rappresenta un suo stato d'animo. L'intera composizione dei colori e i rappresentati richiamano la ricerca di un'immediata comunicazione visiva. Valentina Romano, in qualità di curatrice e artista pittrice, ci illustrerà la sua opera e la tecnica con la quale è stata realizzata. Prego Valentina, spiegaci. L'opera è di tecnica mista, sempre in resina, però con due tecniche particolari. Diciamo che parte da questa zona nera, dove ho voluto rappresentare la materia, la pelle di serpente. E in primo luogo è stato realizzato con uno stampo in silicone. Poi, per non renderlo troppo pesante, ho voluto cambiare, creando un contrasto e andando a realizzare questa zona rossa con un'altra tecnica sempre della resina, inserendo l'occhio del serpente per richiamare comunque la parte superiore. E infine sono andata a inserire questo bordone di silicone perché la resina reagisce con il silicone, viene respinta, che rappresenta il serpente. Diciamo tutto è un pochino lussuoso. Non so perché mi sia venuta questa cosa, però era proprio l'idea del contrasto anche tra il nero, il rosso e l'oro. Scultrice, unica in questa mostra, vi presenteremo Liz Mimi, che ci darà una descrizione della sua opera e la tecnica con la quale è stata realizzata. Prego Liz. La mia scultura è intitolata L'abbraccio proprio perché c'è un'unione di corpi. La tecnica utilizzata è un calco in gesso. L'amore è l'abbraccio che è un'emozione che alla fine voglio far trasparire dalle mie opere e non come soltanto un sentimento, ma proprio come una ragione, diciamo, di vita, di unione che si possa protrarre comunque nel tempo.